Attacco dei Taliban contro un convoglio della NATO nel sud dell'Afghanistan. Un'automobile carica di esplosivo è stata scagliata contro un gruppo di militari a Daman, vicino alla base dell'Alleanza Atlantica nei pressi dell'aeroporto di Kandahar, uccidendo due soldati statunitensi, secondo il Pentagono. Stavo lavorando nella zona quando ho visto un convoglio di stranieri lungo la strada. All'improvviso c'è stata una forte esplosione. Appena dopo l'esplosione la zona era coperta di polvere e fumo. Poi ho visto un carro armato di stranieri incendiato. L'attacco avviene all'indomani di un attentato rivendicato dall'ISIL contro una moschea sciita a Herat che ha fatto 30 morti. L'operazione NATO conta 13.000 uomini in gran parte statunitensi. Lo scorso inverno il generale Nicholson ha chiesto rinforzi. Il presidente Trump non ha ancora preso decisioni al riguardo.